veicoli venduti, una tecnica che è rimasta fedele in oltre 40 anni di storia e delle prerogative che rendono questa auto unica nel suo genere. Stiamo... Ciao Albert! Amy, ciao! Ma che... Hai visto che bella? Non dovevi venire con la Jimmy gialla? Questa in realtà è la Jimmy da cui è nato tutto, caro Alberto. Nel 1970 inizia la dinastia dell'LJ e poi che è diventata anche Jimny. Questa è un modello del 72, è bellissima. Ah, ma quindi è quella di quando eri ragazzo? Beh, più o meno, dai, sono nato anch'io qualche anno dopo, però quella Jimny porta con sé molto di questo LJ 20. Bene, mi porti a fare un giro? Sì, monta, dai, che ti faccio vedere da dove è partito tutto. Albert, sei pronto per questa nuova esperienza? Proviamo! Su questo Suzuchino incredibile! Mamma mia, ma con le ridotte! Oh, con le ridotte va dappertutto, è troppo figo! Ascolta, sono sincero, fa un po' di impressione, sì, che siamo veramente espostissimi! Proviamo! Allora. No, è troppo bello! È veramente bellissimo! Ascolta, ti dico... Fa un po' impressione rispetto alle macchine di oggi, perché vedi che qui non abbiamo niente. Non abbiamo niente, la porta è fatta veramente da un pezzo di tubo di ferro. E poi non ci sono le cinture. Però guarda, guarda come va in off-road, è bestiale sta macchina. Anche perché ha poca potenza, ha poca coppia, perché è un motore comunque di 3,50 di cilindrata, 3,60. 3,60. È 3,60, per cui è veramente poca coppia, poca potenza. Però con le marce ridotte, come vedi, si muove, alla grandissima. Ovviamente cerchiamo di non maltrattarla troppo, poverina, anche perché portiamo rispetto proprio all'oggetto in sé. Assolutamente. Però è fighissimo, cioè dà la sensazione veramente di essere super inarrestabile questa macchina, quindi è qualcosa di... Ce la fa? Sì? Bravo. Adesso ho sbagliato io, poverina. L'ho tenuta un po' sotto giri, ovviamente essendo un motore a due tempi, è come la Vespa, devi tenerla un po' su. Un po' su di giri, perché sennò... Due cose bellissime, secondo me. L'odore... della miscela, sì, che si sente, mi sembra un po' di essere sulla mia moto da enduro. Sì. E poi l'altra cosa bella è che non è sicurissimo, quindi non lo consiglio a nessuno, però se io mi sporco un po'. Ce la fa di qua? Riesco a vedere. Ce la fa, sì, vai. Ce la fa? Sì, ce sì, la fa, sì. Ce la fa. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Che spettacolo. Io da qui riesco a vedere il lavoro della ruota, in questo momento è sollevata da terra. Adesso qua sfruttiamo al massimo la trazione integrale. Fantastico. Vai, ce la fa. La grande. Grandissima. Riesco a vedere, come ti dicevo, il lavoro della ruota. E è fantastico, perché anche se le auto di oggi hanno prestazioni ovviamente superiori, non c'è questa. Questa è veramente connessione a livelli inesistenti sulle auto di oggi. Quindi... No, Alberto, fa delle cose incredibili. Stupendo. Proviamo qua. Dove? Qua. Là, vai. Proviamo qua. Fa delle cose incredibili sta macchina, veramente. Comunque, se ci pensi, la Jimny di oggi... è molto simile, perché rimane molto compatta. Molto. Rimane una vettura comunque, diciamo, anche spartana a suo modo, anche se poi magari lo vediamo, sono state introdotte nuove tecnologie che le permettono anche di essere una macchina di moderna concezione. No, non ce la può fare, è alta come la macchina. Ce la fa? Ce la fa. Ti prego. Non ci credo, grandissima. Oh. Vai, prova. Proviamo. Vai. È un po' come un sidecar, tra l'altro, bisogna spostare il peso. Però lo fa, cioè siamo noi che abbiamo paura, ma noi abbiamo paura. Lui in realtà ce la fa alla grandissima. Mamma mia, che ferro, ragazzi. Pazzesco, davvero. Grande. Boh, direi inarrestabile. Veramente l'unico limite sono io in questo momento. Passerà di qua. Abbiamo delle assi di legno. Tra l'altro non mi viene soltanto in mente il Defender di Ace Ventura. Ma mi viene anche in mente in Jurassic Park, quando rincorrevano i dinosauri nel campo. Era uguale. Col sedile che si trasla e esce fuori. È uguale, meraviglioso, un oggetto bellissimo. Tra l'altro c'è una bellissima storia anche a livello tecnico e non solo, relativamente a questa vettura, perché come abbiamo detto è la LJ20. Io tanto mi concentro. Per cui avevamo già il motore raffreddato al liquido, il primo sulla LJ10. Incredibile cosa riesce a fare. Sprizzonare. Era raffreddato a aria. Questo
questa piccola macchinina che ha permesso a tantissime persone di spostarsi, tra l'altro nelle campagne del, sì, del Giappone, del sollevante, dove la situazione non era per niente e semplice. Non solo, perché poi l'ha venduta tutto il mondo questa macchina. E il bello di questa macchina è che era stata adattata per non superare i 3 metri di lunghezza ed entrare nella categoria delle kei car, che in Giappone... Ah, è una kei car questa in Giappone? In Giappone al tempo era una kei car, era la prima, nel 1970 era la prima kei car, ma provvista di trazione integrale. Come questa è? Di queste cose. È incredibile, sei bravissimo. Prendiamo un po' di rincorsina. Eccola, eccola. Vai, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta, grandissima. Beh, io direi che abbiamo fatto abbastanza. Troppo bello, veramente, un mezzo bellissimo. Fantastico. Questo ci riporta, cioè ci fa capire, direi, molto bene come ovviamente la Jimny nuova abbia più potenza, più coppia. Ovviamente c'è anche una macchina molto più pesante, perché questa pesava... circa 550 kg. Non pesava niente. Questa versione LG20, oggi con la Jimny siamo praticamente sopra il doppio, siamo sui 1200 kg. Tieni conto, Albert, che anche una Fiat 500 dell'epoca, degli anni 70, io ce l'ho, pesava 500 kg. Qui tutto pesava poco realmente, e devo dire che il godimento che c'è a guidare un oggetto del genere è difficilmente ritrovabile, replicabile in macchine moderne. Assolutamente, la personalità di questa vettura, come ti dicevo prima, è assolutamente unica. Con tutto che la Jimny, quella nuova, sa davvero il fatto suo. Molta di questa personalità ce l'ha tuttora. Esatto, quindi direi di fare un po'. A questo punto direi di passare dagli anni 70 e tornare ai giorni nostri, per vedere come se la cava la Jimny. Va bene, andiamo. Vai. Ci sto. Beh, Alberto, questa macchina qui è tutta un'altra roba. Devo dire che questo, secondo me, è veramente un tributo dell'LG del passato, perché è molto simile da un punto di vista estetico e anche da un punto di vista tecnico, perché anche qui abbiamo un motore, se vogliamo, posizionato longitudinalmente, molto indietro, quindi c'è un bel bilanciamento delle masse. Assolutamente. In più, però è un motore che è completamente differente per quanto riguarda la performance, tanto 4 tempi. Esatto. 4 cilindri, 1500. Quanti cavalli ha? Abbiamo poco più di 100 cavalli. Ok, che però bastano e avanzano con 130 Nm coppia massima. Esatto. Un peso che comunque è molto più pesante rispetto alla LG20. Sì. La macchina non c'è proprio paragone, però ovviamente è decisamente più supportata. Vai dentro piano, ti prego. Iniziamo subito, perché qui il twist che possiamo permetterci è molto, molto più pesante. Bisogna stare molto attenti, direi un attimo di... Ce la fa, ce la fa. Bisogna stare molto, molto attenti. Ma qua è altissimo, ci passano quei cipponi, quelli... Esatto, il problema nostro è che siamo un pochino più corti. Okay. E quindi come base di appoggio... Mamma mia, ma qua soffriamo un po'. Sono a 12 metri di altezza. Sì, in effetti guardate anche noi come sì. Sono messo. Vai. Adesso dobbiamo cercare... Segno della croce e andiamo. Assolutamente, riproviamo a uscirne con molta calma. Vai, dagli gas. Piano. Bravo, piano. Vai. Come vedete, Leon, noi siamo esperti di off-road, però di fatto tu sei un endurista. Ma sì, più o meno riusciamo a cavarcela. Ci posso credere. Bisogna stare attenti adesso, perché è il punto in cui ti dicevo... Ok, vai dal senso all'altra parte. Esatto, molto piano. Ecco qua. Vai giù di là. Siamo tornati. Bravo. Bravissimo. Adesso qua c'è la discesina. Sì. Qui sfruttiamo al massimo l'angolo d'attacco. 37 gradi di guarda angolo che roba. Di attacco e sono 49 di uscita. Non è poco, tra l'altro questi sono numeri che ci può invidiare anche... Non so, qualsiasi G, qualsiasi fuori strada. Una classe G. Vediamo un po'. Adesso ha aggrappato. Tra l'altro non stiamo usando gomme specifiche per questo utilizzo. No, assolutamente, assolutamente. Guarda che roba. Piano. Wow, bello. Eccoci. Vai. Bellissimo, dai, guarda, ci siamo usciti alla grande, bravissimo, grande Jimny. Ecco, e poi sei super. Ricordiamolo, noi non siamo, io assolutamente non sono un esperto di fuoristrada, mi no, piace. Nemmeno io. Siamo riusciti a venirne fuori indenni. Siamo andati qua. Sì, dove siamo stati prima. Sono stati prima con la LG20. 20. Sì, vai. Sì. Però diciamo che tra i due la cosa che si nota è che questa macchina qui è decisamente più facile. Sotto ogni punto di vista. Diciamo molto più comfort, si nota come la meccanica sostenga decisamente di più ogni tipo di passaggio, la trazione integrale lavori ovviamente meglio, più puntuale, c'è più risposta al gas e direi che questa macchina qui raggiunge un livello di off-road che... superiore. Ti faccio vedere, anche per farti capire la differenza e l'evoluzione, bravo. La semplicità
disumana che quest'auto impiega per percorrere quasi al minimo. Sì, praticamente i tronchetti che abbiamo fatto prima, davvero non ci possiamo anche fermare, ripartire, non c'è da stare lì. A dire la verità, adesso riusciamo a fare degli ostacoli, cioè riusciamo a pensare di fare quasi tranquillamente degli ostacoli che prima nemmeno avevamo preso in considerazione. Assolutamente. Chissà cosa c'è dall'altra parte. Anche qua sfruttiamo l'angolo di attacco, l'angolo di uscita, tra l'altro sì. Anche abbiamo anche un bell'angolo di dosso. Sì, va benissimo. C'era un bello scalino, tra l'altro. Sì, sì. Bravo, più bravo Albert. Io direi che non c'è niente da dimostrare con questa macchina. Assolutamente. Ero curioso anche di vedere se questo telaio a longheroni, che tra l'altro è stato anche rivisto perché ci sono due nuove strutture in cima e in fondo e al centro c'è una nuova traversa che aumenta ancora di più la rigidità torsionale. Io ero curioso di vedere effettivamente se alla fine del test è la macchina... Andato? Ah, benissimo, qui di nuovo. No, ti prego, un altro twist come prima. Di nuovo un po' di occhio, twist, vediamo un po'. Tra l'altro, come puoi sentire, il lavoro non è quello di un differenziale. Di un differenziale autobloccante meccanico. Ma non abbiamo, tocca mai sotto, incredibile. Abbiamo un LSD e qui, come ti dicevo, abbiamo la nostra salitina. Basta, proviamo. Semplicemente. Vai. Manco se ne è accorta. Va bene, figata pazzesca. Il Jimny non è soltanto off-road, ma è anche strada. Per fortuna. Allora Albert, com'è il mio LJ20? È bellissimo anche su strada, eh? Ti dico, Emi, a vederlo dal dietro è veramente, fa veramente tenerezza, ma fa anche tanto ridere. Sembra quasi un cassetto di un armadio con quattro ruote, però è tenerissimo, guarda. Puoi vedere il fumo del due tempi che esce dallo scarico, mi riempie il cuore veramente di gioia. È vero, è un motore bellissimo, ovviamente si va pianino, si va a 40-50 km orari. Credo che la velocità massima sia 75 all'ora, per cui ovviamente è molto limitata rispetto a quello che è il tuo Jimny. Ti sembra di andare a 200 all'ora? Comunque guarda, bellissima, bella la vibrazione del due tempi lì davanti. Credo di poter dire con certezza che nella tua Jimny c'è molto di questa LJ. Perché la capacità fuoristradistica che ci ha dimostrato prima, ma mettiamola così, il senso di robustezza e la simpatia che ha questa LJ è sicuramente un qualcosa che si ritrova anche nella tua Jimny. Di sicuro non c'è dubbio. Io tra l'altro ti volevo fare anche due domande, perché è vero che probabilmente la tua livello di esperienza di guida è un pochino più sensoriale. È maschia. Però ti volevo chiedere se anche tu puoi tranquillamente diciamo goderti la guida grazie al Bluetooth. Puoi farlo? No. Hai Apple CarPlay e Android Auto? Aspetta che guardo se c'ho non c'ho l'USB. Ah, ok. E per caso l'aria condizionata puoi... Aspetta che la... Regolo fino a, diciamo, 22 può andare, vai, te ce l'hai? No, credo di avere un timido sistema di ventilazione, ma no, direi proprio di no. Però tu ce l'hai l'aria fresca? Nei capelli? Quella non ce l'ho, è vero, forse vedi. Da questo punto di vista sei avanti. Sei avanti, però ti volevo chiedere, hai mica il navigatore? No, direi no, neanche questo, ho guardato ma non c'è. Perfetto, ti manca forse anche il... Cruise control e il lane departure warning. Sì, direi di sì, mi manca, lo sto facendo io a occhio, come vedi. Tra l'altro è bello vedere come con la tua velocità da anni 70 stiamo cominciando a maturare una certa coda alle nostre spalle. Vabbè, si attaccano, la bellezza... Noblesse oblige. Ti dico, questa è una delle giornate di lavoro forse più belle, ma anche più belle di quelle che passi con le supercar, perché quella è una macchinina davvero unica nel suo genere, che dopo oltre 40 anni è sempre qui, che col cuore che batte, che ci ha fatto divertire un sacco e che ritroviamo alcune di queste caratteristiche nella Jim di oggi, che è un vero e proprio omaggio al passato che stai guidando in questo momento. Ti devo dire la verità, secondo me le ritroviamo tutte, ovviamente modernizzate, portate all'ennesima potenza. È una macchina che è decisamente più facile da guidare, molto più sicura, è performante allo stesso modo, direi, in off-road anche di più, perché ovviamente il sostegno da parte del motore e tutta l'evoluzione che c'è stata per quanto riguarda la trazione integrale ovviamente hanno portato all'estremo quello che era questo LJ20. Abbiamo finito? Ce l'abbiamo fatta? Ce l'abbiamo fatta, incredibile, sono contentissimo che abbiamo finito.
È stato bellissimo guidare l'LJ20. Oggi emozioni forti. Emozioni forti perché nonostante non vada a 600 all'ora come le supercar che ci piace guidare, di fatto qua si va pianino ma si va dappertutto. Ed è una grande dimostrazione di come Suzuki fosse molto avanti all'epoca, concettualmente, a livello di fuoristrada, a livello anche di estetica, perché la macchina è davvero bellissima. Un gusto che ritroviamo anche nel nuovo Jimny, che ovviamente ha delle forme che riprendono questa, ha dei concetti meccanici che riprendono questa macchina. Il nuovo Jimny è l'LJ20 portato nel futuro. Se l'avessero messo all'interno di un filtro modernizzatore, esatto, probabilmente oggi avremmo trovato questo. Quindi grande lavoro da parte di Suzuki, grande tradizione. Chiaramente questa non è più utilizzabile tutti i giorni, cosa che invece questa si può fare. Ci puoi andare a bere l'aperitivo a Milano, ma se vuoi puoi venire al park a divertirti o puoi andare a fare dell'off-road in montagna. Assolutamente. Io prima quando tornavamo stavo pensando a due cose: il fatto che il nome Jimny non sia finito dentro un'operazione di marketing, come oggi spesso succede, sì, c'è da dirlo. Pieno. L'altra cosa è che un giorno forse anche lei sarà elettrica e magari a quel punto il confronto sarà tra la Jimny elettrica e quella che oggi noi abbiamo guidato come Jimny nuova. Però intanto ci teniamo con la benzina che va benissimo. Perfetto. Detto questo allora... Vai, chiudiamo? Chiudiamo, direi che lasciamo a voi le impressioni su questa bellissima scampagnata. Fateci sapere quello che pensate qui sui commenti di YouTube, ovviamente sul nostro sito automoto.it. E noi invece ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Ciao.